Siccome è una parte relativamente difficile, ma se volete poi alla fine, quando si sono compresi alcuni elementi essenziali, non così difficile come potrebbe, dipende da come la si affronta, ecco, la questione. Nella prima lezione che facemmo la volta scorsa, che è stata una lezione, mi rendo conto, molto teorica e anche relativamente difficile, forse la lezione più difficile di tutte quelle che ci sono in questo corso. L'idea fondamentale è che l'evaporazione avviene per il fatto che qualsiasi sostanza è formata di molecole, ma la spinta che provoca l'evaporazione è la produzione di entropia, e in particolare l'aumento dell'entropia nei sistemi termodinamici all'equilibrio. Questo era il primo messaggio di quella lezione. Il secondo messaggio era che l'equazione di movimento del vapore che si viene a formare è un'equazione di diffusione. Quella diffusione però era una diffusione molecolare. Il coefficiente di diffusione molecolare del vapore in aria è parato relativamente piccolo e non spiega la quantità di vapore che invece noi troviamo anche ben miscelata nella nostra atmosfera. Questo perché il nostro sistema è sottoposto ad un'atmosfera in cui i moti che avvengono sono di natura turbolenta, e quindi il trasporto, la diffusione molecolare viene aumentata dal fatto che c'è un ulteriore tipo di diffusione, che sarebbe meglio chiamarla dispersione, del vapore, che è dovuta alla turbolenza. Tra l'altro, quell'esperimento che facemmo, che mi permise di scrivere le equazioni dell'aumento di entropia, in condizioni molto semplificate, perché per esempio una ipotesi che feci fu che la temperatura fosse costante, mentre per esempio il suolo sappiamo che la temperatura non è costante. Se noi anche solo misuriamo il suolo durante una giornata, vediamo che la temperatura cresce, diminuisce, cambia, e conseguentemente anche la temperatura dell'atmosfera immediatamente sovrastante, che si chiama atmospheric boundary layer, o strato limite atmosferico. Non ci sono disegni, ma sicuramente molti altri in queste slide. Nella versione definitiva ne metterò anche, no? Il moto turbolento come avviene? Beh, avviene in pratica perché aumentata la velocità del movimento del fluido in funzione anche delle certe caratteristiche del contenitore del fluido, che sono grandezze caratteristiche, iniziano a manifestarsi delle oscillazioni nel campo di velocità e delle fluttuazioni molto repentine nel campo di velocità. Queste fluttuazioni si attribuiscono alla formazione di vortici di varia dimensione che trasportano la quantità di moto da un filo praticamente di fluido all'altro. Il vettore di questo trasporto è lo stress che si viene a generare tra gli elementi di fluido dovuto alla viscosità. Il problema dello studio della turbolenza, che voi avete visto anche in parte la meccanica di studio, è un problema molto complesso. Un famoso fluido dinamico diceva: beh, ci sono due grandi misteri della fisica, no? Adesso che sono in prossimità di morire, che ho 80-90 anni, lo scriveva questa. Magari vedrò queste cose. In particolare, dice, un problema è come unificare l'elettromagnetismo alla gravità, due forze fondamentali che esistono. L'altro problema è capire la turbolenza, ma quando vedrò Dio, sicuramente la prima me la spiega, ma la seconda non sono sicuro che ci riesca.
Quindi è un problema molto complesso di cui ci siamo resi consapevoli negli ultimi 150 anni, anche se esistono questi disegni fantastici di Leonardo che rappresentava la turbolenza atmosferica come concetto così qualitativo. Però non siamo ancora, non abbiamo ancora raggiunto, non è un tema chiuso, non è affatto un tema chiuso. La teoria che io vado a mostrare è una teoria che risale più o meno un secolo fa, o meno di un secolo fa, che ha i primi studiosi in Francia. E cosa dice? Beh, quella teoria dice che tutto quanto il trasporto che avviene in ambiente di movimento turbolento alla fine si può ridurre ad essere calcolato secondo una formula di questo tipo, in cui rho è la densità dell'aria in questo caso, W' è la velocità, la fluttuazione di velocità sulla verticale, e l'asterisco invece è una qualsiasi altra quantità. Quindi per esempio, come vedete qui sotto, il trasporto di quantità di moto sarà la quantità di moto di una parcella di fluido, è rho U, dove U è la velocità, in questo caso ritornale media del sistema. La fluttuazione attorno a questa velocità, a questa quantità di moto, è rho U'. Il trasporto della quantità di moto nella direzione verticale, assumendo che nelle direzioni laterali il sistema sia stazionario, cioè quindi il trasporto, che è quello che poi ci interessa anche a noi, sia solo nella direzione verticale, è rho V', che è la fluttuazione di velocità sulla verticale, per U', che è la fluttuazione della velocità invece orizzontale. Il segno meno fa sì perché in realtà il trasporto di quantità di moto avviene dall'alto verso il basso. Infatti noi sappiamo che in un campo di moto la velocità è diversa da zero distante dalla parete e poi diventa zero in prossimità della parete. E questo segno negativo appunto dice che c'è questa dissipazione di energia verso la parete. Qui vedete un altro segno H, col quale ci dovremmo pure abituare. Questo H è il trasporto di calore sensibile secondo l'addizione, diciamo, post-ottocentesca di questo problema qua. Andrebbe forse chiamato trasporto di energia termica dovuto alla convezione. Anche qui al posto dell'asterisco c'è T', dove T' è la temperatura, e Cp invece è la capacità termica a pressione costante per unità di volume. Questo termine invece è proprio la nostra evapotranspirazione. Su questo termine, su questa quantità, poi ritorniamo anche da un altro punto di vista. Allora, sempre il solito rho, V', fluttuazione della velocità verso l'alto, per la fluttuazione dell'umidità specifica. Cioè, quello che la teoria di Prandtl, che qui no, sicuramente non abbiamo illustrato, ma di cui mostriamo i risultati, è che quando c'è un campo di moto turbolento, tutto è comandato dalle fluttuazioni attraverso cioè relative al moto medio, e ogni forma di trasporto è regolata dalla fluttuazione della velocità verticale, perché noi abbiamo assunto che sia tutto omogeneo sull'orizzontale, per la fluttuazione della quantità che ci interessa. In questo caso è il trasporto di umidità specifica. Voi capite che nel fare questa, già solo come ve l'ho illustrato, nel fare questa cosa significa che noi stiamo facendo un sacco di semplificazioni. L'altra volta avevo puntato la mia attenzione sul fatto che l'evaporazione è qualcosa che è prodotto
da una quantità liquida trasportata in atmosfera e quindi è un flusso in una superficie. Qui vi sto dicendo invece che l'evaporazione in qualche modo è un trasporto di qualcosa. Sono due concetti in realtà diversi, perché a ben vedere noi dovremmo scrivere l'equazione di bilancio di massa del sistema e dovremmo scrivere l'equazione di bilancio della quantità di vapore dentro un volume di controllo, che è un concetto che voi sicuramente avete. E qui un po' bypassiamo questa situazione qua. È chiaro anche se noi non abbiamo se noi non abbiamo acqua qui, non evaporiamo nulla, ovvio, giusto? Se non c'è acqua da evaporare, non possiamo evaporare. Sembra è così ovvio, ma qui questa condizione non è compresa. Qui questa condizione non è compresa perché dice che l'evaporazione qui è legata semplicemente alla presenza di umidità nell'aria, ma non che quella che c'è già, e come quest'aria viene trasportata, che è un concetto differente. Vedo corrugare la fronte, significa che il concetto non è chiaro. E sono quelli che ci piacciono, quelli in fondo. Ma noi disegniamo il nostro volume di controllo. Qui abbiamo acqua. Sotto abbiamo acqua. Dopo l'acqua si può trovare all'interno di un suolo, su una superficie libera o all'interno di una pianta. Quindi quest'acqua viene prodotta in parte in vapore e sale. In quale quantità? Beh, se siamo molto vicini alla superficie saremo in prossimità di quella che abbiamo chiamato estar, che è funzione della temperatura della superficie. Estar è, definito prima, la tensione di vapore all'equilibrio, che sappiamo tra l'altro calcolare esattamente. Questo naturalmente nella sua forma più libera, perché poi ci sono delle complicazioni che andremo a vedere. Poi qua c'è un trasporto in questa direzione. Beh, le due frecce qui diciamo che non esistono. Questa è la prima semplificazione che abbiamo fatto. Perché quanto viene dentro da destra e quanto va fuori da sinistra, o viceversa. Poi infine c'è una terza direzione in questo bilancio, verso l'alto, e questa quantità qua dico che è esattamente rho V' per Q' mediato. Ah, le barre significano una media temporale del nostro sistema. Ma questa dice come l'acqua va fuori, ma non come l'acqua che viene generata. Anche se tutte le formule che poi vedremo sono legate a questo. Che questa sia una semplificazione si vede anche da qua. Questa è l'equazione di Navier-Stokes che voi non avete visto, vi ricordo, è il bilancio di quantità di moto. Non è che vi chiederò di scrivermi l'equazione di Navier-Stokes. Però bisogna avere... Cosa descrive l'equazione? Descrive la variazione nel tempo della velocità di ogni parcella di fluido. La velocità è un vettore, quindi ha tre dimensioni. E c'è questa parte che è una parte avvettiva della velocità, non lineare, quella che crea un sacco di problemi. Qui c'è il gradiente delle pressioni che sono esercitate sul fluido, per esempio da altri fluidi, da altre situazioni meccaniche, e qui c'è... qui ci sono le forze esterne F e c'è anche appunto la divergenza di un tensore degli sforzi che rappresenta poi in particolare il tipo di azione che le particelle del fluido possono fare anche tra di loro. Gli sforzi di Reynolds in particolare, quelli che sono prodotti dalla cosiddetta legge di Newton, che mi dice che quella cosa lì è proporzionale alla variazione della velocità in lungo una direzione. Detto questo, questa è l'equazione
di Navier Stokes. Quando noi andiamo a studiare la turbolenza, di solito quello che la gente fa, sto illustrando le idee attorno a questa cosa, non vi sto illustrando i dettagli, la turbolenza richiede non un corso ma 10 corsi da solo. Quindi io vi sto facendo il super mignani di questa cosa. No? Uno dei modi in cui si studia la turbolenza è quello di prendere questa equazione, che non è il modo, uno dei modi in cui che io userei per studiare questa equazione è quello di prendere questa equazione qua e per esempio dire, ah va bene, se ci sono delle fluttuazioni di velocità, io posso, quel vettore più, la posso rappresentare come un moto medio, U, U e U doppio, più una fluttuazione attorno al moto medio. Questo si chiama, è un modo di studiare quell'equazione introdotta da Reynolds ancora alla fine del secolo scorso, e porta a, per esempio, poi a fare delle ipotesi particolari sul moto medio. In particolare, per esempio, allora uno dice, beh, vabbè, che cosa posso considerare? Posso considerare come caso semplificativo perché il moto sia stazionario, in una qualche forma di senso della stazionarietà, ma perché tutto si muove continuamente. Continuamente le fluttuazioni sono tutte le scale temporali, però se io faccio la media di tutte queste situazioni, faccio la media, una media temporale, ottengo un moto medio e una situazione stazionaria. Quindi mi butto via il primo termine dell'equazione di Navier-Stokes. In particolare qui avete visto che non ci sono neanche le derivate rispetto a y, perché suppongo che il moto sia in una situazione in cui la variabile y, che è una delle variabili ortogonali al moto, tutto è omogeneo, quindi non cambia niente nella variabile y, il problema ha solo una dimensione spaziale. Poi che altre ipotesi faccio? Faccio l'ipotesi, però faccio l'ipotesi anche che il moto sia omogeneo, che non dipenda neanche da x, senza subsidenze particolari dovute alla gravità, e la viscosità molecolare sia trascurata. Il fatto che la viscosità molecolare sia trascurata mi butta via tutti gli altri termini. A questo punto nell'equazione di Navier-Stokes mi resta vivo solo quel termine lì, che non a caso è quello che appariva negli elementi di trasporto prima. In particolare quello che trovo è, sotto tutta questa miriade di ipotesi, è che il prodotto delle fluttuazioni, o come si chiama, la covarianza delle fluttuazioni della velocità orizzontale e della velocità verticale, è misurato lungo la coordinata verticale verso l'alto, è uguale a zero. Questo significa che questo prodotto è una costante. Quindi tutte le trattazioni che noi faremo dopo, e che sono quelle che derivano poi dagli studi sperimentali di Brando, di von Karman e di Compagnia Bella da allora fino ad oggi, vivono in pratica in questa approssimazione, che come capite è un'approssimazione molto grande di quello che succede nel moto, ed era il concetto che vi volevo veicolare. Pranti poi costruisce una teoria che chiama sulle fluttuazioni spaziali, che chiama della mixing length, della lunghezza di mescolamento, che forse avete sentito parlare, secondo me, a meccanica dei fluidi, perché quello è il modo in cui vi ricavano poi queste leggi. Ma che cosa consiste in quella la teoria di Prandt, l'ha vista dal punto di vista delle equazioni? Consiste nel dire che io posso sostituire al valore medio delle fluttuazioni U'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 
verticale, posso, l'altra ipotesi che si viene a fare è che il gradiente, cioè la fluttuazione della velocità verticale, sia proporzionale al gradiente della velocità media orizzontale. È un'ipotesi molto forte su cui poi ci sono più di un secolo di esperimenti e di osservazioni. E quindi in particolare al posto della parte che qui compare come V' ci metto un certo coefficiente C con H per il delta U, che è la differenza in realtà, non il gradiente, però lo potete pensare come gradiente, la differenza della velocità tra un appunto di quota Z e il suolo. Ma la velocità al suolo, siccome c'è una condizione di non scivolamento, è zero. Il profilo di velocità è tale per cui è zero su ogni superficie in cui non si scivola. Quindi quel delta U al quadrato in realtà è un U al quadrato. È un U. Questo delta U al quadrato che compare qui, siccome è una U di Z meno una U di 0, ma la U di 0 è 0. Quindi questo sarà U di Z al quadrato. Mentre poi al posto delle fluttuazioni di T' che è la temperatura, U' che è la velocità orizzontale, Q' che è l'umidità specifica, abbiamo la variazione di delta T, la variazione della velocità, della quantità di moto, anche qui sarà quindi un U al quadrato poi alla fine, e la variazione di umidità specifica. Ho detto che queste quantità sono proporzionali a quel sistema. Le costanti di proporzionalità le chiamiamo, gli diamo un nome, li chiamiamo Stanton number, Drag number e Dalton number. A questo punto, perché facciamo tutta sta roba qua che sembra una cosa senza fine che butta nello sconforto alcuni tra di voi? La facciamo perché tutte queste quantità sono quantità che in qualche modo possiamo cercare di misurare, mentre misurare le fluttuazioni, adesso ci riusciamo a misurare queste fluttuazioni. Il mio collega Dino Zardi mi aveva parlato degli anemometri sonici che proprio misurano queste fluttuazioni in tre dimensioni. Ma fino a poco tempo fa non riuscivamo, mentre la variazione di velocità in qualche modo con strumenti relativamente semplici riusciamo a misurarla, la variazione di umidità e di temperatura riusciamo a misurarla. Quindi ci siamo ridotti a delle quantità che possiamo misurare. Il problema è di come possiamo determinare i coefficienti. Allora subentra una nuova semplificazione della teoria. Abbiamo fatto le semplificazioni fin qua. Ce l'abbiamo buttata quasi via tutta la teoria, se a ben pensarci. Ed è quasi una fortuna che, nonostante tutte queste semplificazioni che abbiamo fatto, poi il comportamento medio dell'atmosfera per i fenomeni che noi stiamo studiando sia proprio sia così. L'altra ipotesi che facciamo è che sia il trasporto della quantità di moto, quindi quella che mi dà gli stress, il tau, che mi produce il trasporto anche delle altre quantità, per esempio la temperatura o per esempio l'umidità specifica. In quel caso si dice che temperatura e umidità sono delle quantità passive, dei passive tracers. In questo caso, allora, tutti e tre e quattro coefficienti sono uguali. A questo punto siamo quasi arrivati a casa dove dobbiamo arrivare. Perché se tutti i coefficienti sono uguali, allora possiamo utilizzare le conoscenze che abbiamo sulla produzione degli sforzi in ogni momento, dello shear stress, e per determinare tutti i coefficienti. Il primo passaggio che facciamo è intanto usare quella semplificazione che avevamo fatto alcune slide fa, in cui eravamo arrivati a dire che
Il valore medio di U' e V' è una costante. E che quindi tau conseguentemente è una costante, gli stress che sono prodotti sono una costante, e allora battezziamo questa costante attraverso una definizione, che è quella che vedete qui in alto a destra, che ha rho, che è la densità dell'aria, per U star al quadrato, dove U star è una velocità fittizia che si chiama friction velocity, velocity o velocità di attrito. Ancora questa è solo una definizione, quindi non sappiamo come, che cos'è quella U star per il momento. Sappiamo anche dalla pagina precedente che la stessa tau è uguale a rho per c con d per u al quadrato, dopo tutte le semplificazioni che vi ho mostrato, e dove c con d è il numero di Drag, di coefficienti di Drag. Allora, se vale questa relazione, beh, troviamo che c con d o c, se sono tutti uguali, è uguale al rapporto tra la velocità di attrito e la velocità media del moto medio al quadrato. Non sappiamo ancora che cos'è la velocità di attrito, perché in realtà la velocità di attrito sappiamo che è una costante in un certo layer della turbolenza, ma è una costante in un certo layer della turbolenza, ma non sappiamo esattamente che cos'è. Allora, questo diagramma è una sintesi molto accurata di quello che conosciamo sui profili di velocità attorno ad una parete, che voi avete già studiato a meccanica dei fluidi. Come sono qui le variabili sono messe in forma adimensionale, si chiama. In particolare, quello che ho definito y più è la nostra z moltiplicata per lo star, cioè la velocità di attrito, diviso per la viscosità cinematica. Mentre quella che qua è chiamata u più è la velocità media diviso la velocità di attrito. Anche qui ci sarebbe una storia lunga, ore e ore, per spiegare perché in queste discipline le cose si mettono in forma dimensionale. Quindi questa è la nostra coordinata verticale, se vogliamo, e questa invece è la velocità. Il segnale importante di questo è che vedete, però, la coordinata verticale è in scala logaritmica. 0, 1, 1, 10, 100, 1000, 10.000 sono separati dalla stessa distanza. Quindi rette in questo diagramma sono degli andamenti logaritmici. Quello che conosciamo è che in prossimità della parete c'è uno strato viscoso in cui il moto è laminare, l'andamento della velocità è proporzionale alla lineare con la quota. Nel primo straterello attaccato alla superficie l'aumento della velocità è lineare, si tratta di moto laminare. Superato questo straterello c'è una parte intermedia, poi c'è un andamento che qui appare come rettilineo. In questo andamento rettilineo significa che la velocità varia in forma logaritmica con la quota. Ha questo tipo di andamento, questo è il primo strato, poi qui c'è una parte intermedia, poi qui c'è una parte logaritmica di andamento della velocità. Compare già una costante qua che è importante, si chiama costante di von Karman, e dopo qua succedono altre cose che non ci interessano più. E qui, come vedete, la scala è logaritmica, quindi in realtà questo sublayer viscoso è molto piccolo. Non so, noi stiamo osservando la turbolenza che passa, non se apriamo una finestra in questa aula, lo strato viscoso sarà grande pochi centimetri.
Quindi noi in generale, su tutta un'altra semplificazione che facciamo, è non ci importa niente dello strato viscoso, come se non esiste. E supponiamo che esista una relazione logaritmica tra le velocità ed è quella che noi usiamo nella nostra derivazione. In particolare, in base, poi tutto questo tipo di curve sono il frutto di un centinaio di anni di misure, di produzioni, non solo, come capito, io adesso ho tenuto a farmi una derivazione, come dire, concettuale, dalle equazioni da Navier-Stokes, per dire, però ho buttato via tutto alla fine. Soprattutto alla fine questo è un risultato sperimentale, che c'è un certo range, un certo intervallo attorno alle superfici in cui grosso modo l'andamento delle velocità si può considerare come logaritmico. Se lo possiamo considerare logaritmico, nella nostra notazione di prima, la velocità U è uguale alla velocità di attrito per questa costante K, che si chiama costante di von Karman, che è pari a 0,40 circa. O meglio, dibattito anche qua a ventennale o trentennale, se è 0,35 o se è 0,40 questa costante qua, se è veramente una costante, però lasciamo perdere. Il logaritmo in realtà non si esprime, il logaritmo della quota Z in realtà è espresso in funzione di altri due termini. Zd, che si chiama altezza di zero del piano zero, cioè la velocità, il logaritmo di zero è meno infinito, quindi non c'è una velocità meno infinita, c'è sicuramente una velocità, c'è un'altezza zd in cui la velocità è zero secondo il profilo logaritmico. Sulla curva precedente, se noi andiamo a interpolare la curva precedente, lo z con d è questo punto qua, cioè è l'estrapolazione dell'andamento logaritmico a zero, l'intercetta della retta del piano logaritmico a zero. Z con 0 invece è la scabrezza della superficie. Se noi facciamo passare un vento in questa stanza, la scabrezza è bella grande, perché ci sono i computer con questi, con gli schermi che costituiscono degli elementi, delle macro scabrezze si chiamano. Se noi facciamo invece scivolare lo stesso vento solo sul pavimento, tirando via tutti gli elementi, questi forniscono, cioè c'è meno resistenza e quindi c'è una scabrezza inferiore. La scabrezza qui è dell'ordine del metro, la scabrezza del pavimento è dell'ordine del millimetro. In funzione di questo varia la forma dell'andamento della velocità. Possiamo invertire, detto questo, che potete alla fine pensare con una relazione sperimentale con tutti i distinguo che vi ho fatto nella mezz'ora precedente, potete assumere che la velocità di attrito quindi è questa forma qua, ha una forma logaritmica che possiamo andare immediatamente a sostituire nell'espressione che abbiamo del coefficiente C per ottenere questa conducibilità, diciamo, nel trasporto, questa legge di Drake, o questa nel trasporto, che mi dice che il coefficiente C che mi mancava prima, che mi serve per descrivere tutte le leggi di trasporto, è uguale alla costante di von Karman al quadrato, diviso il logaritmo al quadrato di Z meno Zd, dove Zd è il piano di zero displacement, e Z con 0, no, scusate, il contrario, Z0 è il piano di zero displacement e Zd è la scabrezza del nostro sistema. Se quindi sostituiamo tutte le nostre considerazioni all'interno
delle equazioni che avevamo fatto prima, allora lo beh, il tau è meno rho c con c che è questa espressione che dipende adesso solo dalle quote e dalla costante di Foucault. Non è una cosa da posto, prima il guadagno di conoscenza è estremo qui. Il trasporto di calore sensibile, cioè il trasporto di energia termica attraverso la turbolenza, è esattamente, qui c'è giusta la capacità termica per unità di volume, proporzionale al moto medio per la differenza di temperature delle quote a cui io vado a calcolare il tutto quanto. Per quel che riguarda l'evapotraspirazione, qui non ci sono questi segni meno, mi sono rimasti dentro per scrivere le formule. Nell'evapotraspirazione invece ho ρ per C per U, quindi la mia evaporazione dipende sempre dalla velocità e da questo andamento logaritmico che è legato alla forma della velocità con la quota e sempre moltiplicata per la differenza dell'umidità specifica ai due livelli. Ora, nella letteratura non sempre trovate questa C, quindi il coefficiente di drag a moltiplicare, o il coefficiente di Dalton, come vogliate chiamarlo, ma spesso trovate il suo inverso, questo RA. In questo caso l'inverso si chiama resistenza aerodinamica, perché nella forma dell'equazione che vi è, la forma dell'equazione che esce, questa è come una conducibilità, come la conducibilità idraulica, per esempio, va a moltiplicare il gradiente di qualcosa. Questa è la conducibilità, quindi relativamente al trasporto di calore sensibile, questa è la conducibilità relativamente al trasporto di calore latente, si dice anche dopo. E spesso tuttavia si vede come una resistenza, in questo caso questa che abbiamo definito con tutto questo ragionamento ed è in fondo a questa slide, è la resistenza aerodinamica. Un'altra espressione per la nostra evapotraspirazione, questa è, che equazione è questa? Da che equazione siamo partiti? Siamo partiti dall'equazione Navier-Stokes, equazione di trasporto del momento. Quindi l'equazione è l'equazione delle forze, l'equazione di Newton, seconda legge della dinamica che stiamo scrivendo. Come si manifesta però in questa situazione, fatto tutte le semplificazioni che andavano fatte. Qui, al posto di Q, l'umidità specifica, possiamo usare la relazione che avevamo scritto prima in funzione del rapporto di mescolamento per esprimere tutto in funzione delle pressioni parziali, in particolare la pressione parziale a livello zero del vapore e la pressione parziale a una certa quota del medesimo vapore. Questa pressione parziale a livello zero del vapore poi sempre la prenderemo come la tensione di vapore in equilibrio con la temperatura del suolo o del mettitore della nostra quantità. Quindi qua ci metteremo un star alla fine. Questo solo per ricordarvi come variano ZD e Z0 nei vari sistemi. Per esempio lì, io vi ho fatto l'esempio con i vostri tavoli, ma se abbiamo per esempio degli alberi, una foresta, ZD praticamente è il livello della foresta. Convenzionalmente si prende un numero tra 0,7 e 0,9, il livello dell'altezza della vegetazione. Mentre per le scabrezze lo Z0 viene di solito dato sempre in funzione della quota degli ostacoli, se questi sono naturalmente ben presenti e ben diffusi, e li prendiamo uguali a 0,1 l'altezza, in questo caso, della vegetazione o comunque degli ostacoli.
Quindi nel vostro caso, nel caso di questa aula, il nostro ZB sarebbe, non so, 70, cioè, questo su, sa anche di più di un metro, sa un metro, comunque supponiamo che sia un metro, questo sarà 70 cm ZD, viceversa 10 cm, 10 cm Z con 3, no? Cioè il contrario, scusate, è esattamente il contrario, Z di 70 cm e Z con 0 uguale a 10 cm. Due cose possiamo concludere adesso, no? Cioè se noi guardiamo quindi l'equazione ci racconta un sacco di cose. Abbiamo fatto un sacco di semplificazioni. Io perché me le ho raccontate tutte? Solo per annoiarvi per una mezz'ora con delle cose che sembrano che sono anche un po' astruse e per raccontarvi, farvi sembrare che tutto sia molto più incerto di quel che appare? Beh, sì, in parte dovete raccontarvi che è più incerto di quel che appare la cosa, no? Però, e quindi non è una conoscenza questa che si possa considerare molto consolidata così come appare in letteratura. Perché dopo in letteratura si parte comunque da questa equazione qua e si prende come se fosse vera, come se fosse l'Arcangelo Gabriele uscito di cielo su di noi avesse infuso la conoscenza e ci avesse detto che quella lì è l'equazione. Questa equazione deriva da una serie di elementi semplificativi che sono francamente molto grandi, però è il nostro punto di partenza, uno dei nostri punti di partenza, e ci dice alcune cose. Tanta cosa ci dice? Beh, per avere evaporazione io ho bisogno che si manifestino gradienti di pressione parziale di vapore. Dove non ci sono gradienti di pressione di vapore non avviene l'evaporazione. L'altra cosa che ci dice è che per avere evaporazione in questo senso qua, dobbiamo avere del vento. Più vento ho, più ho evaporazione. Devo avere la turbolenza attiva, altrimenti l'unica parte dell'evaporazione che è presente, quella è dovuta alla diffusione molecolare, che è ordine di grandezza inferiore. L'altra cosa che qui è nascosta nella C è che naturalmente l'evaporazione ha una variazione di quota ed è legata al trasporto che il vento fa. La C in pratica rappresenta proprio l'azione mediata della turbolenza. E qui ci possiamo fermare.